avuto molto tempo per seguire le vicende, cioè è molto più, se vi è possibile dirci un po' quello che sta succedendo, ragazzi. Non è cambiato assolutamente niente, anzi le cose stanno peggiorando. Per questo stabilimento deve, per rimanere in questa città, perché sempre, ricordiamolo a tutti, è ospite in questa città, non è il padrone di questa città. Se l'Ilva vuol continuare a produrre e a trarre profitto, ma nello stesso tempo deve mettere a posto l'impianto. Massimo, ma cosa dobbiamo fare? La gente, cioè, si deve risvegliare. Cosa dobbiamo fare? Cioè qua la città deve essere unita. L'Ilva o si mette a posto, se chiude non è colpa nostra. Cioè, se qualcuno non rispetta le leggi, non è che noi dobbiamo pagare il prezzo di queste persone che non rispettano le leggi. È assurdo, ci dobbiamo ribellare tutti, qui stiamo male, noi siamo veramente dei pecoroni. Ci dobbiamo ribellare. C'è tantissima fame, tantissimi ragazzi che devono fare le valigie e andare via da questa città. Qua sta diventando una città di anziani, perché i giovani finiscono di studiare e vanno via, perché in questa città non c'è niente. Se il futuro si chiama ancora Ilva, vuol dire che qua non abbiamo capito niente. Qui si muore, i bambini all'anno di età muoiono, ci sono le donne che hanno il tumore al collo dell'utero, ci abbiamo i lavoratori e i cittadini che hanno problemi ai polmoni. Siamo stanchi delle letterine a Babbo Natale, ci vogliono i fatti sono che la città è stanca. Ragazzi, cerchiamo di trovare la forza. Noi a Taranto non siamo l'Ilva, cioè l'Ilva è un ospite di questa città. Noi a Taranto possiamo fare tante cose. Non è vero che se a Taranto non c'è l'Ilva, Taranto è niente. No, l'Ilva è niente senza Taranto. Bravo, bravo.